A volte nella vita avvengono degli incontri che cambiano il destino degli uomini. Così è accaduto anche a me. Il suo nome è Catherine. Dal momento che l'ho vista, ha catturato il mio cuore con la sua bellezza, la sua innocenza, il suo coraggio. Lo sapevo allora e lo so adesso. Incontrarla avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Viene da un luogo che nessuno ha mai visto, fatto di gallerie e di stanze sotterranee. Un mondo segreto in cui vivono uomini lontani dall'odio e dalle rivalità. Mi portò nella sua casa, salvandomi la vita. E da allora, dovunque io vada, lui è con me, mi è vicino. Da quel giorno qualcosa unisce le nostre anime, rendendoci uno parte dell'altra. E anche se non potremo mai vivere insieme, niente al mondo potrà mai separarci. Cos'è, amico? Non hai abbastanza fegato? Non ti piace la mia faccia? Sei sorda? Il mio amico sta parlando con te. Ehi, negra, hai da accendere? No, io non fumo. Vogliamo scommettere che in quella borsa hai dei fiammiferi? Perché non mi fai guardare? Non ho fiammiferi. Lasciatemi in pace, vi prego. Allora diamo un'occhiata. No, povera piccola. $19. Questa pezzente ha $19. Molto male. No, no. Aiuto, aiutatemi. Che cos'è? Il mostro della metropolitana ha colpito ancora, uccidendo la scorsa notte due ragazzi che cercavano di rapinare una donna anziana. L'ufficio del procuratore distrettuale ha avviato un'indagine che verrà portata avanti in collaborazione con le forze di polizia. Ho l'orribile sospetto che tutto questo lavoro sia per me. L'orribile sospetto è una realtà. Comunque te la sei cercata. È la prima cosa che ho imparato nell'esercito. Mai offrirsi ai volontari. Tra l'altro è una gran brutta grana. Dai un po' un'occhiata. 16 e 17 anni. Sembra che abbiano avuto una discussione con una tigre. Solo che questo animale cammina sulle zampe posteriori e per metà della città è un eroe.
cos'è quella faccia? Che succede? Non ci sei ancora abituata? No, ero distratta. Mi spieghi come dobbiamo procedere? A quanto pare il nostro giustiziere sembra essere inattaccabile. Ho un bel regalino per te. Un elenco delle scuole di karate della città, degli istruttori di kung fu e dei vari centri di arti marziali. Non avrai certo modo di annoiarti questa mattina. L'identikit del nostro uomo lo conosci. Probabilmente è una vittima di un crimine recente, qualcuno che ha perso la famiglia. Magari coinvolto in aggressioni in metropolitana. Lo sai che qui a New York abbiamo la metropolitana, vero? Isaac! Su, avanti, vieni fuori, Isaac, lo so che sei qui. Vedo che hai imparato, finalmente. Ho avuto un ottimo istruttore. Ciao. Ah, sei venuta per rinfrescarti la memoria oppure la tua è una visita di piacere? Nell'una nell'altra cosa. Ho bisogno di farti alcune domande. Per essere così serio deve trattarsi di qualcosa a cui tieni molto. Dobbiamo parlare di baseball, di soldi oppure d'amore? Si tratta del mostro della metropolitana. Chi è venuta a cercarmi? Un'amica o il procuratore? Io, Katie. Risposta errata. Quell'uomo ha ucciso delle persone. Ah, sì? Vedo che per fortuna non hai detto innocenti. Innocenti o colpevoli, spetta al tribunale a stabilirlo. Se sai qualcosa, aiutami. Io non so nulla, Katie. E se anche sapessi qualcosa, non ne parlerei mai al procuratore. Da quale parte stai? Dammi 10 minuti per fare una doccia e per cambiarmi e te lo dimostrerò. Ecco, siamo arrivati. È qui che si allenano. Vuoi dire quei pazzi con il berretto bianco che se ne vanno in giro nella metropolitana in cerca di guai? Sì, esatto. Vieni. Guardati intorno. Queste persone non sono vigilanti e esaltati con il gusto della rissa, ma uomini e donne che cercano di imparare a difendersi da soli. Mi hai chiesto da che parte stavo. Beh, io sto dalla loro parte. E ti sembra responsabile? Come puoi pensare che una donna di quell'età possa resistere a un'aggressione? L'ultima volta non ce l'ha fatta. Non riusciva a togliersi dal dito la fede nuziale. L'aggressore allora ha pensato che sarebbe stato più semplice tagliare il dito. Per fortuna, uno dei nostri uomini l'ha fermato. Questo è l'uomo che ha messo su tutto quello che stai vedendo. Katie Chandler, Jason Walker. Jace, piacere. Mi è capitato di vederla in televisione tempo fa. Oh, nulla di quello che ha visto era vero. Stubbs, spiegami una cosa. Come fa un soggetto come te a conoscere una donna del genere? Katie è una delle mie migliori allieve, Jason. Non mi dica che ha fatto la sciocchezza di pagare quest'uomo. Ora lavora per il procuratore. Ah, siamo di nuovo nei guai, allora. Io questo non lo so. Voi avete fatto qualcosa? Non quanto avremmo voluto fare. Se fosse stato un poliziotto di ronda a salvare quella donna, ora sarebbe un eroe. Poiché questo tizio invece non ha alcun distintivo, per voi è un mostro psicopatico, dico bene? No, non è la mancanza di un distintivo, ma l'aver fatto a pezzi due ragazzi che lo rende uno psicopatico. Un poliziotto si sarebbe limitato ad arrestare. D'accordo, e come sarebbe finita? Considerando la loro giovane età, si sarebbero fatti un mese in una comoda cella e poi di nuovo liberi, pronti a prendere a calci qualche altra donna anziana. Bel sistema per tutelare gli indifesi. Sì, purtroppo non è perfetto. Ma non mi dica. È qui che vengono a cercare aiuto. Gente anziana che ha fatto sbarrare le proprie finestre e nonostante questo ha ancora paura. Donne che non riescono a capire come mai gli assassini che hanno ucciso i loro figli siano ancora liberi. Le vittime dei rapimenti che hanno il terrore anche della propria ombra. È qui che decidono di venire una volta persa la fiducia in voi. Di arretta a me. Sono loro i primi a sapere che il sistema è sbagliato. Non ne conosco uno migliore. Lei sì. D'accordo, anche io mi rendo conto che ci sono delle lacune, ma non dimentichiamoci che nella maggior parte dei casi ha funzionato bene e comunque cerchiamo di migliorarlo. E allora dobbiamo tornare a credere in noi e ad avere più fiducia nelle nostre forze e nelle capacità che ogni uomo possiede, ed è quello che insegno io. Ecco perché io ammiro quest'uomo, chiunque esso sia.
Grazie. Ho visto molte cose su cui riflettere. Era quello che volevo. Isaac, vorrei chiederti un consiglio. Se tu avessi il sospetto che il nostro uomo fosse una persona che conosci, un tuo amico, che cosa faresti? Cercherei di parlargli. Ecco che farei. Andrei a trovare questo mio amico a casa e lo guarderei dritto negli occhi. Ma prima di farlo, che ti dovrei essere sicuro di una cosa, di voler conoscere la verità. Ti stavo aspettando, lo sai. Avevo così tanta voglia di rivederti, Vincent. Che cosa c'è? Sembri tornata adesso da un funerale. Che cosa ti serve? Vorrei un estratto del rapporto che abbiamo su una certa Beatrice Delby. Sarebbe quella donna delle pulizie salvata dal mostro, esatto? Sì, esatto. Non credevo fosse compito tuo interrogarla. Infatti non lo è. E allora? Fai finta che il mio appartamento abbia bisogno di una bella ripulita. La signora Delby. Sono Katie Chandler, dell'ufficio del procuratore distrettuale. Quando vi deciderete a lasciarmi in pace, io devo lavorare qui. Ho già detto alla polizia tutto quello che sapevo. La prego, non ci vorrà molto tempo. Lei ha detto di non averlo visto bene in faccia, il mostro, è così? Smettetela di chiamarlo così. Quell'uomo mi ha salvato la vita. E voi ora gli date la caccia come se fosse un animale feroce. Dove eravate mentre quei due ragazzi mi prendevano a calci? Io non l'ho visto. L'ho già detto alla polizia. Non ero in grado di vedere bene lì dentro. Le luci erano basse e si spegnevano continuamente.
Sono questi i servizi che offrite ai cittadini? Dove vanno a finire i soldi che paghiamo? Ma nei momenti di luce deve aver visto qualcosa, magari solo per un secondo. Mi avevano buttato per terra ed ero ferita. Ho ancora i lividi per i calci che ho preso da quei teppisti. Deve credermi, non sono riuscita a vedere quell'uomo. Lei lo sta proteggendo, non è così, signora Delby? Mi ascolti. Non sono venuta qui in veste ufficiale. La cosa mi riguarda personalmente. Vede, io ho un amico. E credo... Non so come spiegarle, io credo... Ho paura che questa persona sia coinvolta. Se lei ora potesse darmi anche una vaga descrizione, il suo volto, le sue mani. Il suo volto. Le sue mani. Non aveva delle mani, erano degli artigli. E anche il suo volto. Oddio, non dimenticherò mai quel volto. No, non era un uomo. Non aveva assolutamente nulla di un essere umano, era come un angelo. Quella cosa era un terribile angelo, venuto per salvarmi la vita. Un terribile angelo. Grazie. Non gli racconterà nulla, vero? No. Sa, questa sera devo prendere quel treno per tornare a casa, signora Chandler. È stato un bene averti trovato, Catherine. È passato molto tempo. Sai, Vincent, io credo di essere cambiata in qualche modo. Ogni cosa ora sembra così diversa. Perché? Siamo di fronte a un bivio. E per ogni strada illuminata ci sono 100 sentieri oscuri e pieni di trappole. Sono stata costretta a venire. Io avevo bisogno di vederti. Ho avuto paura. Lo so. Non mi hai sentito. Ti ho chiamato, ho picchiato sulle tubature. Perché non mi hai ascoltato? Avvertivo la tua paura, Catherine. Come in questo momento. Tu hai paura di me. Sei stato tu ad insegnarmi a non nascondere mai i miei sentimenti. Dimmi la verità. Che cosa dovrei dirti? Vuoi la conferma che non sono io l'angelo vendicatore a cui state dando la caccia? Credi che le mie parole scioglieranno tutti i tuoi dubbi? Allora ascoltami. L'angelo vendicatore non sono io. Catherine, non potrei mai farti del male. No, Vincent, ascolta, mi dispiace, io non avevo intenzione di fuggire da me, lo so. Io leggo nel tuo cuore, Catherine. Ma a volte nelle parole che non riusciamo a esprimere è nascosta la verità di tutto. Quello che fa più male. Che cosa vuoi dire? Sai di che cosa sono capaci le mie mani? Quello che hanno fatto. Catherine. Se nel tuo cuore non hai fiducia in me, nessuna mia parola potrà aiutarti. È meglio che tu torni a casa. Vincent, che cos'hai? Ho sentito spesso i bambini parlare di questo posto. Quando ero piccolo, questo era il nostro rifugio segreto. Venivo spesso qui insieme ai miei amici. Credevamo che fosse un luogo magico. Magico? Le gallerie. Se ti metti in un punto preciso di questa grotta, puoi sentire i suoni e i sussurri del mondo esterno.
Gente che parla nei treni, bambini che giocano nelle loro stanze, amanti che camminano nel parco. Voci di centinaia di vite diverse che arrivano fino a te, ma devi trovarti nel luogo esatto. La caverna magica, la chiamavamo. E Catherine, non è vero? Sento la voce della sua paura in qualunque luogo mi trovi. Se lei ha paura, non puoi farci niente. Il loro mondo è costruito sul terrore e non conoscono altro. Con la vita che conducono, se non avessero paura, sarebbero pazzi. E noi, invece? Noi abbiamo qualcosa che loro hanno sempre sognato. Un luogo sicuro, Vincent, in cui vivere al riparo da quella loro pazzia e dal loro terrore. Sai, spesso venivo a nascondermi qui quando giocavo a nascondino con gli amici. Ma prima che scadesse il termine stabilito, riuscivano sempre a trovarmi. Anche qui sotto. Sono stato io. Era un terribile angelo. Avete fatto qualcosa? Non quanto avremmo voluto fare. A dire il vero, non mi aspettavo di rivederla. Vuole arruolarsi? Mi sentirei ridicola con uno di quei berretti bianchi. Io non direi. Tra l'altro, il bianco è sempre stato il colore dei vincitori. Davvero? Beh, almeno nelle favole che ci raccontavano. Sa, anche la città ha le sue leggende e i suoi miti. Noi ci sforziamo di agire il più razionalmente possibile, ma in fondo, che sapore avrebbe la vita se decidessimo di rinunciare ai nostri angeli e ai nostri demoni? A quegli eroi che vivono nei sogni di ognuno di noi. Lo sa, un tecnico che stava riparando alcuni tubi sotterranei ha giurato sui figli di aver visto lì sotto un essere mostruoso uscire all'improvviso da una galleria. E non solo, anche la gente della strada non fa che parlare di questa terribile e feroce creatura che frequenta i luoghi più oscuri. Una specie di spirito che ha la faccia terribile di un demone, ma con l'anima di un angelo. Non vorrà dirmi che anche lei crede a questa leggenda. È una pazzia. Forse, ma loro ci credono. E lo sa perché? Perché hanno bisogno di crederci, Katie. In fondo, nel nostro intimo, siamo ancora dei bambini terrorizzati dal buio che sognano di incontrare il loro Batman. Ma un Batman non sarebbe mai così formidabile come lei, non è vero? Diciamo che sono in grado di difendermi. Ma ad ogni modo, tutte le tecniche di autodifesa di questo mondo non valgono quello che ho imparato in un solo pomeriggio con Isaac Stubbs. Ricorda la sua prima regola? Non esistono regole per strada. Ed è proprio questo il vantaggio che lui ha su di voi. Voi agite secondo la legge. Il nostro giustiziere no. Secondo lei dovremmo eliminare la legge? E quale sarebbe la differenza? Cambierebbe qualcosa? Non sta a me dirle la differenza. La conosce già, altrimenti non sarebbe venuta. Isaac mi ha detto che lei è un'ottima allieva. Le assicuro che mi ha sopravvalutata. Ho molte cose da imparare. Per esempio, queste armi orientali. È davvero in grado di usarle tutte? Alcune. Ah, se fossi in lei, non toccherei quella lama. I samurai tengono le loro sciabole sempre affilate.
Si considera un samurai, Jace. Cosa sono queste? Quelle sono stelle volanti. Le avrà certamente viste in uno di quei film sui guerrieri ninja. Dobbiamo spiccare un mandato contro Walker. Stai parlando da Jason Walker, che è capo di quella strana organizzazione, vero? Sì. Grande esperto di karate, aikido, jiu-jitsu, ninjutsu. Ci ha dato una mezza dozzina di volte in seguito alle risse provocate da alcuni suoi allievi esaltati. Quello che colleziona armi orientali di ogni genere, che appare in televisione dicendo che il mostro della metropolitana è un eroe e non un folle omicida, e che dice che avremmo bisogno di una dozzina di uomini come lui in città. Stiamo parlando della stessa persona o sbaglio? Ho la strana impressione che tu sia arrivato prima di me. E io ho l'impressione che tu abbia sentito troppe barzellette sui poliziotti. Guarda che non siamo tanto stupidi in fondo. Che aspettiamo allora? Ti rendi conto che è lui l'uomo che cerchiamo? C'è solo un problema che non hai considerato. Il nostro Superman ha un alibi. Questo significa che qualcuno lo sta coprendo. Chi? I poliziotti? Jason Walker si trova sotto sorveglianza 24 ore al giorno fin dal momento in cui l'indagine è stata avviata. Ti dimostrerò che non mi sto sbagliando. Proprio un bel vestitino. Mi vuoi lasciare in pace? Ok. Vattene via. Avanti, piccola, non essere così duro. Ho bisogno d'affetto io. Dammi un bacio, tesoro. Vatti un solo bacio. Non toccarmi, lasciami stare. Fatto male, sai. Ti prego, per favore, lasciami andare, ti prego. Ehi, lasciala in pace. È meglio per te se resti fuori da questa storia o passerai un brutto guaio, nonno. C'è un ufficiale di polizia nell'altra carrozza. Ah, sì, sai. Lascia. Che paura. Ok, piccola, vieni qui che ora no. Ci divertiamo un po', eh? No, la prego, non se ne vada. Mi aiuti. Dai, ferma. La prego, non ti lasci. Non abbia paura. Vado a chiamare l'agente di polizia, torno subito. Su. No, non se ne vada. La prego, sì. Mi aiuti. Ehi, adesso basta, fermati. Riuscito a vederlo. Vai a cercare Vincent. Lana lo accompagnerà sul posto. Cerca di fare in fretta, non abbiamo tempo da perdere. Mentre si attende il prossimo attacco del mostro della metropolitana, molti newyorkesi lo considerano ormai un eroe, il giustiziere della città.
Secondo quanto riferito dalla ragazza salvata dal mostro ieri sera, la misteriosa creatura dalle sembianze animali e con un cappuccio nero che gli nascondeva il volto è apparsa all'improvviso dal nulla, ha ucciso il suo aggressore e ridotto in fin di vita un poliziotto di ronda. Quindi è fuggito attraverso il finestrino mentre la metropolitana era ancora in movimento. In una conferenza stampa il capo della polizia e il procuratore distrettuale hanno confermato l'esistenza di alcune piste, ma si sono rifiutati di fornire... Credevo che non ci saremmo rivisti. C'è già abbastanza dolore nel tuo mondo. Non volevo causartene altro io. Vincent, perdonami per aver dubitato di te. Tu avevi il diritto di dubitare. Credimi, io so quanta bontà c'è in fondo alla tua anima. Anche gli esseri più buoni hanno dentro un demone che aspetta di venire fuori. Non tu. Tu sei diverso dagli altri. Uno di noi l'ha visto, Catherine. Ha una porta segreta che dai sotterranei porta alle vecchie gallerie. Le nostre gallerie. Vincent, se tu potessi mostrarmela, io avvertirò la polizia e la faremo sorvegliare. Catherine, ci sono centinaia di migliaia di gallerie sotto questa città, tutte collegate tra loro. Se la polizia trova quella porta, le setacceranno una per una. Forse potremmo trovare un altro modo, senza scendere nei sotterranei. Te lo prometto, nessuno verrà mai a sapere del tuo mondo. Stanno dando la caccia a quest'uomo così come farebbero con me se sospettassero della mia esistenza. Voi avete le vostre leggi che dividono il bene dal male, la polizia che vi protegge. Noi non abbiamo altro che noi stessi. Che diritto avrei io di farlo condannare? Sono davvero così diverso da lui? Sì, lo sei, Vincent. Sei diverso. Portami la mappa della città. Ogni volta che sta a te offrire il pranzo finisco sempre qui. Se scopri qualcosa su quel palazzo ti porto al Four Seasons. Non preoccuparti. Il piacere della tua compagnia e di un hamburger cotto alle microonde è più che sufficiente. Pulsanti da premere per lavorare, per mangiare. Se bastasse premere un pulsante per trovare un uomo non avrei più problemi. Il palazzo è stato costruito nel 1887. Può darsi che esista una planimetria della costruzione, ma non la troverai in nessun computer. Tutto qui, non puoi darmi qualche altra informazione? È rimasto disabitato per più di 50 anni prima che quelli della palestra lo trasformassero nel loro quartier generale. All'origine era una pensione economica per marinai di passaggio. Si chiamava il rifugio del marinaio. È menzionato su un paio di giornali dell'epoca, ma il computer ne riporta solo il nome. E anche della storia non ho trovato nessun accenno. È inutile che mi guardi in quel modo. Non ho nessuna intenzione di andare a rovistare negli archivi. Se non lo sai, tesoro, sono allergica alla polvere. Grazie, Eddie. Sei un amore. Ehi, aspetta, adesso chi lo paga il mio dolce? Spaventosa strage al rifugio del marinaio. 20 i marinai uccisi. Gli assassini sono riusciti a fuggire attraverso delle gallerie segrete.
All'ufficio del procuratore, sulla 64esima. Se fossi in lei non ci proverei, signorina Chandler. So che è molto abile, ma non le conviene mettersi contro di noi. Per cui cerchi di stare calma e non le faremo alcun male. Jace ha bisogno di parlarle. Non c'era bisogno di questa messa in scena, mi credo. Non sei un tipo impressionabile. Prego, siediti. Ti prego di non crearci difficoltà, Katie. Non c'è bisogno di melodrammi, nessuno ti farà del male. I marinai assassinati. Sono innocente, lo giuro. Il mio nonno materno faceva il mezzadro in Alabama quando venne fuori questa storia. Ne eri a conoscenza quando compraste il palazzo? No, non ne sapevamo nulla. Vedi, abbiamo fatto alcuni lavori nel seminterrato e ci siamo imbattuti in quelle gallerie. Erano rimaste nascoste per quasi più di un secolo. Non conoscevamo il motivo della loro esistenza. Era come un labirinto, sai, con tutte quelle gallerie sotterranee, senza nessuna uscita, e così antiche, ma tu non puoi capire. Allora spiegami. La storia. La leggenda del demone protettore. Sai, l'angelo dei sotterranei. La città ha bisogno di lui. Al giorno d'oggi ognuno di noi cerca un simbolo in cui potersi identificare. Troppe persone aggredite, troppe persone minacciate. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Cominciavo anche a dubitare che un uomo da solo bastasse a cambiare la situazione. Ma ora non più. E come credi si possa cambiare la situazione? Uccidendo 3 o 4 teppisti? La morte non ha importanza, è la leggenda che conta. È ora che comincino ad aver paura anche loro, Katie. Ma il poliziotto cosa c'entrava? È ancora molto grave, lo sai? Le leggende non commettono mai errori. I miti non falliscono, non deludono le aspettative, non provocano il panico. E soprattutto non colpiscono mai una persona veramente innocente. Questi sono difetti caratteristici degli uomini. È davvero un peccato che la tua leggenda non possa esistere. Oh, no, esiste invece. Ora tu mi racconterai ogni cosa sul tuo amico. Quante volte devo ripeterlo per fartelo capire? Io non so di che cosa stai parlando. Katie, tu stai cercando di proteggerlo e mi sta bene. Io ti ammiro per questo, ma sappi che è inutile. Red ti ha visto con lui. Siete rimasti lì fuori per più di 20 minuti. Credo che Red abbia bisogno di uno psichiatra. Ehi, non soffro di allucinazioni. Ascolta, chiunque egli sia non avrà nulla da temere da me. Non lo capisci? Siamo uguali io e lui. Come le immagini di uno specchio. Siamo parte uno dell'altro ormai. Ne ho abbastanza di questa commedia. Se non ti dispiace vorrei andarmene via. D'accordo, se insisti. Prego, dopo di te. Accogliente, non è vero? Non mi sembra la parola più giusta. Sorvegliatela. Allora, non c'è modo di aiutarlo.
parlategli voi. Io sono sicura che vi darà retta. A questo punto deve fermarsi, lo capite? O tutto il bene che ha fatto verrà vanificato. Ha tradito la fiducia di tutte le persone che hanno creduto in lui. Persone buone e oneste come Isaac. Ormai è prigioniero dei suoi sogni. Aiutatemi a farlo ragionare, vi prego. Jace. Dimmi dov'è. No. Jace, hai promesso che non mi avresti fatto del male. È vero, io non volevo farti del male, Catherine. Non essere così stupida, avanti, diglielo! E il corpo non è stato trovato. I bambini l'hanno sempre chiamato l'abisso senza fondo. Sarebbe stato troppo pericoloso calarsi fino a giù. È morto, Catherine. E la sua ombra ha lasciato il tuo cuore. È tutto finito, allora. E tutto ritornerà normale. Ma nessuno saprà mai se è morto, se è scomparso. O se sta solo aspettando il giorno in cui avremo di nuovo bisogno di lui. Come re Artù. A Jace sarebbe piaciuto il paragone. Com'è possibile che un uomo abbia in sé tanto coraggio, tanta fantasia, tanta passione?
senza conoscere la misericordia. Forse l'aveva soltanto smarrita. Ma è riuscito a ritrovarla. Alla fine...